L'anno della rinascita del 2021 inizia con l'annuncio della FIP di voler rendere interesse nazionale i campioni di Serie C maschile, B femminile e alcune giovanili. È una scelta che fa discutere, ma che dovrà essere esaminata dal CONI perché potrebbe significare a breve la ripartenza degli allenamenti. Intanto ieri sono andate in campo le squadre di Serie A. In Serie 2 continuano le partite che si concludono al Cardio Palmo per l'Orlandina. La formazione di coach Sodini gioca una gara equilibrata contro l'Udinese Milano. Nei primi 20 minuti nessuna delle due squadre riesce ad allungare. Il break riesce nel terzo periodo, quando Johnson, Floyd e Laganà portano i paladini sul più 14. Poi i lombardi rimontano poco a poco, fino al sorpasso sull'88-91. La decide il solito Floyd con una bomba del 93 pari e la ciliegina è messa dai due liberi di Fall per il 95-93. La guardia ex King University ha chiuso da MVP con 38 di valutazione. L'altra siciliana di A2, Trapani, continua il suo pessimo periodo, perdendo anche orzi nuovi. I bresciani subiscono iniziative dei Granata solo nel primo quarto, poi passano in vantaggio e li fanno sempre inseguire. L'infortunio a Nuovoccia e l'assenza di Renzi pesano perché i trapanesi si ritrovano senza lunghi e devono affidarsi a Miller, Mollura e Corbett. Infine, settima vittoria di fila per la Passalacqua Ragusa. Le Aquile biancoverdi continuano la loro rincorsa alla vetta della Serie 1 femminile, espugnando Empoli per 57-69. La gara è stata equilibrata a lungo, con alti e bassi, ma i ragazzi di Coach Recupido hanno instradato il match verso il più 12 finale grazie al 5-8-3 di Romeo e stringendo la difesa nell'ultimo quarto. Sono andate in doppia cifra anche Ty Marshall e Awa Kuyer. I campioni non si fermano perché martedì giocheranno Serie 2 femminile e Serie B maschile, mentre domenica l'intero calendario delle partite dei campioni nazionali sarà al completo.